In ultima analisi, l'impero globale dipende in larga misura dal fatto che il dollaro funge da unità monetaria mondiale e che la zecca degli Stati Uniti ha il diritto di stampare quei dollari. Così facciamo prestiti a paesi come l'Ecuador sapendo benissimo che non li restituiranno mai. Anzi, non vogliamo proprio che onorino i loro debiti, perché è il mancato pagamento ciò che ci consente di tenere il coltello dalla parte del manico. In condizioni normali, correremmo il rischio di esaurire i nostri fondi. Dopotutto nessun creditore può permettersi troppi debitori inadempienti. Ma le nostre non sono circostanze normali. Gli Stati Uniti battono una moneta che non è garantita in oro. Anzi, non è garantita da nient'altro che una generale fiducia di schierare a nostro sostegno le forze e le risorse dell'impero che abbiamo creato. La possibilità di battere moneta ci dà un potere immenso. Significa, tra le altre cose, che possiamo continuare a concedere prestiti che non saranno mai restituiti e che possiamo accumulare enormi debiti noi stessi. Fintanto che il mondo accetta il dollaro come propria unità monetaria, questi debiti eccessivi non rappresentano un ostacolo serio per la corporatocrazia. Tuttavia, se un'altra valuta dovesse venire a sostituire il dollaro, e se alcuni dei creditori degli Stati Uniti, come il Giappone o la Cina, dovessero decidere di chiudere il pagamento dei debiti, la situazione cambierebbe drasticamente. Gli Stati Uniti si troverebbero all'improvviso in una situazione quanto mai precaria. Pensavo a queste cose la mattina del 18 aprile 2003. Stavo leggendo il New York Times. Questi articoli parlavano dell'invasione dell'Iraq del 2003 e degli appalti che si stavano sottoscrivendo, sia per ricostruire il paese dopo la devastazione provocata dal nostro esercito, che per trasformarlo sul modello moderno ed occidentale. Ma implicitamente le notizie del 18 aprile 2003 richiamavano alla mente l'inizio degli anni 70 e l'affare riciclaggio di denaro saudita. In un colpo solo possente, il SAMA fissava regole nuove per la gestione globale del petrolio, ridefiniva la geopolitica e stringeva con la famiglia reale saudita un'alleanza che ne avrebbe garantito tanto l'egemonia quanto l'impegno a giocare secondo le nostre regole. Mentre leggevo quegli articoli non potevo fare a meno di chiedermi quanti altri sapessero, come sapevo io, che Saddam sarebbe stato ancora in carica se avesse partecipato anche lui a quel gioco. Si sarebbe trattato di un accordo molto conveniente, proprio come era stato con l'Arabia Saudita. Sembrava che la storia della marcia verso l'impero globale stesse davvero trapelando. Ma non i particolari. Non il fatto che si trattasse di una storia tragica di debiti, inganni, schiavitù, sfruttamento e del più lampante saccheggio della storia, mirato al cuore, alla mente, all'animo e alla risorsa della gente di tutto il mondo. Niente di questi articoli accennava al fatto che la storia dell'Iraq del 2003 fosse la continuazione di una storia vergognosa, iniziata decenni prima. Ne rivelavano che questa storia, vecchia quanto l'impero, aveva assunto ora dimensioni nuove e terrificanti, tanto a causa della sua estensione in questi tempi di globalizzazione, quanto a causa della sottigliezza con cui venne realizzata. Quei titoli sembravano alludere all'alleanza tra grandi corporation, banche internazionali e governi, ma si fermavano alla superficie. Era una patina. La vera storia dell'impero moderno, della corporatocrazia che sfrutta i disperati e sta compiendo il saccheggio di risorse più brutale, egoistico e in ultima analisi autodistruttivo della storia, ha poco a che fare con ciò che i giornali rivelavano quella mattina e ha tutto a che fare con noi. E questo, ovviamente, spiega perché ci è così difficile ascoltare la vera storia. Preferiamo credere al mito che migliaia di anni di evoluzione sociale della razza umana abbia finalmente perfezionato il sistema economico ideale, anziché affrontare il fatto che abbiamo semplicemente preso per vero un concetto falso e l'abbiamo accettato come Vangelo. Ci siamo convinti che qualsiasi tipo di crescita economica giova all'umanità, e che maggiore è la crescita e più diffusi sono i benefici. Infine ci siamo persuasi a vicenda della validità e della giustezza morale del corollario a questo concetto, che cioè quanti eccellono nell'alimentare il fuoco della crescita economica vadano esaltati e ricompensati, mentre chi è nato ai margini può essere sfruttato. La corporatocrazia siamo noi a realizzarla, ed è per questo ovviamente che ci riesce così difficile ribellarci e combatterla. Come si fa a ribellarsi a un sistema che sembra darti una casa, un'automobile, cibo, vestiti, elettricità e assistenza sanitaria, pur sapendo che quello stesso sistema crea anche un mondo dove 24.000 persone muoiono ogni giorno e altri milioni di persone ti odiano?